Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Beh, questa sarà una puntata completamente diversa dalle altre. Più volte ho detto che noi vogliamo valorizzare quelle realtà anche commerciali del territorio che riescono davvero a promuovere Taranto e la sua provincia, motivo per il quale una gran parte della puntata odierna si occuperà del centro commerciale Mongolfiera di Taranto, considerando i suoi tanti eventi. Ci occuperemo infatti di un evento appunto particolare, il casting per la trasmissione Generazione App, ma non solo, avremo modo di scoprire le varie attività, alcune delle varie attività commerciali insistenti appunto nel centro mongolfiera, per far capire come c'è una Taranto che produce, una Taranto che arricchisce il territorio, una Taranto che non si arrende. Non è solo, ripeto, un fatto, un'attività, non si tratta solo di attività commerciali, ma di occasioni di momento, anzi di momenti di aggregazione per il cittadino. Questo quindi una lunga parte di Polifemo dedicata al centro commerciale mongolfiera. Poi dopo cambiamo argomento e ci occuperemo di una davvero meritevole iniziativa della BCC di San Marzano di San Giuseppe, sempre attenta sul piano delle attività, degli eventi culturali, la presentazione dell'ultima fatica letteraria di Antonio Polito, scrittore e vice direttore del Corriere della Sera. Ma partiamo con le iniziative del centro commerciale Mongolfiera di Taranto. Polifemo è all'interno del centro commerciale Mongolfiera di Taranto. Tanti eventi, io dico sempre la Mongolfiera è una città all'interno della città dove si tengono varie iniziative e lo spettacolo, come dire, la fa da padrone. E oggi è il turno dei casting di Generazione App. Siamo con Giuseppe Stigliano, che è appunto l'organizzatore, che è giornalista, presentatore, insomma un esperto nel mondo della comunicazione, ed è importante quindi questa vetrina, perché poi il successo non si raggiunge per caso, non crediamo alle favole di essere baciati dalla fortuna, ma è un qualcosa che si costruisce giorno per giorno, cogliendo al volo quei tram in corsa. E uno di questi tram certamente è questo casting di Generazione App. Allora Giuseppe, dici tutto tu perché sei del mestiere. Certo, d'accordissimo intanto sul concetto del successo conquistato a scalini, vale a dire non un successo effimero, per successo effimero intendo quello conquistato d'amblè, ma invece uno conquistato proprio a scala. Generazione App l'abbiamo definito il primo varietà del Sud Italia, nel senso che adesso il mondo televisivo è costernato da tanti talent, da tanti reality show, e quindi un po' è cambiato il mondo dello spettacolo. Il varietà da qualche anno ormai è andato scemando via via. Noi abbiamo pensato con Giovanni Stellato della Fashion App e con Stefano De Rico del centro commerciale Mongolfiera, il direttore del centro commerciale Mongolfiera, di riportare in auge un varietà che negli anni 90 è stato il varietà simbolo della televisione italiana, portato al successo dal grande ed indimenticabile Gianni Boncompagni insieme a Irene Gergo, due degli autori più proliferi della storia della televisione italiana. Generazione App che cos'è? Richiama Non è la Rai, il varietà di Boncompagni e Gergo, che chiaramente è finito 26 anni fa, quindi noi cercando di riportarlo in vita abbiamo anche in qualche modo voluto aggiornarlo ai tempi moderni, per cui non ci sarà solo la gara Bionde contro More piuttosto che il Cruciverbone, ma abbiamo pensato di inserire anche spazi nuovi, e tra questi l'angolo influencer. La moda dell'influencer ormai su Instagram, con l'avvento di Instagram, sta andando molto forte, piuttosto che anche l'angolo youtubers, un'altra
un altro spaccato della nostra società contemporanea. Fenomeno di massa travolgente. Ormai sì, i social, ecco, con l'avvento degli anni 2010 i social hanno preso il posto delle riviste, dei settimanali, che costernavano invece le pagine delle ragazze di Non è la Rai. Abbiamo voluto riportare in vita un varietà, però ripeto, aggiornandolo ai tempi contemporanei. Soprattutto vogliamo dare spazio a tutte quelle ragazze che, pur avendo delle velleità nel mondo dello spettacolo, e parliamo di canto piuttosto che di danza, di moda, ma anche ragazze che sappiano semplicemente essere all'altezza di un programma televisivo, perché si tratta di un vero e proprio programma televisivo. Ecco, qual è la fascia di età richiesta? Allora, noi abbiamo aperto le iscrizioni a ragazze di età compresa tra 13 e 25 anni, e questo in qualche modo richiama lo stilema di Non è la Rai, dove si confrontavano ragazze più piccole, adolescenti o presso più che adolescenti, poco più che adolescenti, con ragazze un po' più grandi. Chiaramente terremo conto anche delle esigenze dell'età delle ragazze che si presentano. Voglio specificare una cosa: spesso noi, che facciamo tanti casting, abbiamo a che fare con minorenni che sembrano delle maggiorenni. Oggi come oggi è cambiato anche in questo senso il mondo, e ci sono delle ragazze di 13 anni che assomigliano in tutto e per tutto a 18enni, 20enni, per cui selezioneremo i visi che saranno importanti nel nostro programma, e chiaramente l'arte, e per arte intendo appunto la disciplina verso la quale queste ragazze sono più propense, più indirizzate. Anche se voglio specificare che, come accadeva Non è la Rai, le nostre ragazze devono saper fare un po' tutto, perché devono essere poliedriche, telegeniche è forse il termine esatto, perché ci potrebbe essere anche una persona brava nel canto che però si muove poco sul palco. In quel caso purtroppo il casting è negativo. Ecco Giuseppe, parliamo di questo primo approccio, di queste giornate, come stanno andando questi casting, magari forse da parte di alcune ci può essere un po' di ritrosia, un po' di vergogna tra virgolette, sia alle prime armi, o magari ci sono quelle ragazze che sono più spedite, che hanno un rapporto più diretto magari con la telecamera. Beh, diciamo che il mondo dei casting è sempre un po' variegato, si passa dalla ragazza spigliata che viene e si propone in tutto e per tutto, e che magari nella durata del casting di 5 minuti o anche meno si racconta, e si racconta in un certo modo. Poi c'è la ragazza timida, dalla quale però si può ricavare anche un bel personaggio, perché per esperienza, cari amici, vi voglio dire che quando abbiamo fatto i casting per la moda, per esempio, spesso sono andate avanti quelle ragazze che credevano di avere poche possibilità, proprio perché il casting, o comunque il programma televisivo, la sfilata di moda piuttosto che l'esibizione di ballo, comportano anche il conoscere a fondo la personalità delle ragazze e dei ragazzi che si propongono. In questo caso è un casting tutto al femminile. Chiaramente c'è la persona che si fa notare subito, poi c'è invece quella che bisogna conoscere e quindi valutarla col tempo. Però noi organizzatori di solito abbiamo un po' l'occhio lungo in relazione a questo. La risposta al casting è sicuramente positiva, perché abbiamo fatto un primo casting la settimana scorsa, laddove si sono presentate oltre 40 candidate. Chiaramente abbiamo fatto una prima scrematura, quindi c'è stato già una sorta di filtro. Proseguiremo con dei casting mirati nelle prossime settimane, fino ad arrivare alla fine di febbraio, quando avremo il gruppo già pronto. Ecco, queste ragazze vengono magari da sole, forse un po' difficile, accompagnate dalle amiche, dal fidanzatino, o magari anche dai genitori. Ecco, è importante il ruolo dei genitori, il rapporto, no, tra genitori e figli, perché magari il genitore dice: ma sai, il mondo dello spettacolo, i tempi sono cambiati, per carità, però è importante che i genitori diano fiducia, perché il mondo dello spettacolo è un mondo bello. Ci sono anche le cose negative, ma come in ogni lato della vita, però è giusto affrontare e vivere la vita proprio a pieno. Beh, diciamo che il punto di vista del genitore è complesso, perché anche se non sono genitore, vivo con i ragazzi quotidianamente, quindi anch'io, se avessi un figlio, mi guarderei bene da
indirizzare mio figlio o mia figlia verso un settore piuttosto che verso un altro. Ed è anche altrettanto vero che nel nostro mondo esistono una serie di millantatori, però è chiaro che ognuno poi sceglie il luogo adatto dove far studiare, perché questa della Fashion Up, della Ionic Eventi, sono comunque delle situazioni reali dove le ragazze studiano anche, perché noi abbiamo insegnanti di portamento, insegnanti di canto, insegnanti di ballo, di recitazione, di dizione, quindi è una scuola formativa a tutti i livelli. È chiaro che poi un genitore, quando vede l'ambiente, decide, soprattutto se la figlia è minorenne, come in molti dei nostri casi, se è il caso o meno di lasciare sua figlia in questo settore. Per concludere, Giuseppe, l'appello che fai alle aspiranti star? L'appello è lo stesso che abbiamo detto più volte nei nostri spot: se avete un'età compresa tra 13 e 25 anni, avete voglia di emergere nel mondo dello spettacolo in maniera sana e pulita, e sapete cantare, ballare, recitare, o magari vi interessate di internet e siete comunque telegeniche, l'appuntamento è qui al centro commerciale Mongolfiera. Ogni settimana seguite la pagina della Fashion Up del centro commerciale Mongolfiera, dove vi daremo gli orari e gli appuntamenti per quanto riguarda i casting. Beh, allora scopriamo le protagoniste. Valeria si è avvicinata al tavolo per dare i suoi dati per il casting. Insomma, le tue impressioni, i tuoi sogni, i tuoi desideri? Beh, a me piacerebbe tanto diventare qualcuno nell'ambito della danza, e soprattutto nell'ambito hip hop femminile, video dance, e quindi ho colto l'opportunità, perché la mia maestra di danza è una delle collaboratrici di questo programma, che mi ha anche incitato a partecipare, e quindi ho detto perché no. Immagino che farai danza, ovviamente. Sì, da 10 anni. Ecco, ci sono poi i genitori, giustamente vigili, i genitori che accompagnano i propri figlioli sul cammino della vita, e anche, chissà, questo sogno dello spettacolo. Non poniamo limiti alla provvidenza. No, infatti, lei vuole fare questo provino, perché no? È sempre una cosa bella. Sta studiando, fa il linguistico internazionale, però coltiva anche il suo sogno, che è danzare. Questo provino. Mai dire mai. Mai dire mai nella vita, perché no? Uno prova. C'è anche il papà, è bello vedere i genitori che accompagnano i propri figli in questi sogni. Grazie a Dio sono lontani i tempi di quei genitori arcigni che dicevano c'è soltanto lo studio, c'è soltanto la scuola o c'è solo il lavoro. No, nella vita c'è il lavoro, c'è lo studio, c'è il divertimento, c'è lo spettacolo, c'è l'arte, c'è tutto. Ci vuole anche un grande fegato e anche i soldi per accompagnare questo, diciamo, questo sogno. Però se c'è il talento, c'è tutto. Molte soddisfazioni da quel punto di vista, perché lei, no, perché è mia figlia, però è molto brava. E spero che si faccia conoscere in questo mondo, diciamo. In bocca al lupo, Valeria. Crepi, grazie. Scopriamo ora un'altra realtà del centro commerciale Mongolfiera, De Gustibus. Alla scoperta delle varie realtà commerciali e culinarie, in modo particolare, che si trovano presso il centro commerciale Mongolfiera di Taranto. Oggi è il turno di De Gustibus e siamo con il suo titolare, appunto il signor Teribbia. Allora, intanto presentiamo questa realtà molto ampia, una casa culinaria, la definisco. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questa è una realtà effettivamente che abbraccia un pochetto tutti i settori, quindi partiamo dal bar, focacceria, angolo, gastronomia, e ultimo ma non ultimo nato è trattoria di mare, dove facciamo delle preparazioni chiaramente a base di mare, contando più che altro sulle tipicità tarantina, fondamentalmente, quindi a partire dalla cozza tanto discussa tarantina,
e tutta una serie di prodotti a base di mare. Un modo per ristorarsi, per rifocillarsi nel tran tran quotidiano e, come dire, essendo in grado di soddisfare i vari gusti, perché c'è chi così vuole prendersi il pezzo, il trancio di pizza last minute e chi invece vuole magari, come detto da lei poco fa, assaporare le specialità di mare. Quindi una vera e propria, un vero e proprio ristorante. Sì, è un ristorante dove c'è il servizio al tavolo, chiaramente nella trattoria di mare o comunque in tutta la zona della ristorazione c'è sia il discorso seduto comodamente, quindi servito al tavolo, oppure un discorso veloce, chi va di fretta, il self-service veloce, si prende il primo piatto, il secondo piatto, scorrendoli al banco e velocemente si va ad accomodare e pranzare per poi tornare eventualmente in ufficio. Quindi riusciamo a servire tutte le tipicità, insomma, ecco, quindi sia dal cliente che non ha tempo al cliente che vuole rilassarsi un pochetto e sostare la pausa pranzo, insomma. Com'è nata quest'idea? E questa idea è nata 10 anni fa da 4 amici seduti al bar, 4 imprenditori che si sono riuniti. Eravamo 4 amici al bar. Esatto, è proprio così. E si sono riuniti e hanno deciso di mettere su una realtà del genere. Poi piano piano è andata modificandosi e oggi è la realtà che abbiamo. Insomma, sono 10 anni comunque di servizio che offriamo al nostro pubblico. Beh, incuriositi da queste prelibatezze, da queste specialità, vogliamo vedere lo chef di De Gustibus all'opera. Cosa ci sta preparando? Oggi stiamo preparando un primo abbastanza delicato, un primo che difficilmente riusciamo a fare in casa, visto che è un pacchero allo scorfano. Lo scorfano è un pesce, diciamo, abbastanza particolare per quanto riguarda le spine. Noi lo sfilettiamo, ci prepariamo un sughetto con una crema di mazzancolle di gamberi e poi ci uniamo dei filetti di scorfano. Appena pronti i paccheri, ci raggiungiamo all'interno e il piatto è pronto. Il piatto che in 10 minuti si può fare tranquillamente. Adesso andiamo nella parte scoliamo la pasta e quindi cominciamo la fase finale dello spadellamento dei paccheri. Ovviamente il profumo ci tira. Ecco, il piatto è pronto e da poter essere servito ai nostri clienti. Oltre a mangiarsi con gli occhi, ovviamente, è un piatto veramente molto prelibato. Di prezzemolo e il piatto è pronto. Questo è un paccaro allo scorfano con filetto di scorfano e mazzancolle. Dopo questo casting del Generazione Up vogliamo scoprire le realtà commerciali del centro commerciale Mongolfiera. Mi va? Sì. E stiamo con Maria Cesario che ne è la titolare. Mi va cosa? Beh, sicuramente mi va di mangiare innanzitutto. Noi offriamo comunque, diciamo, la parte più bella della vita del centro commerciale, che è il saziare i piaceri della mente e del cuore alle volte. Noi, a parte comunque il cibo, abbiamo anche una bella caffetteria, quindi anche una pausa caffè non ci sta sempre bene.
un'offerta per tutti i gusti, per tutte le esigenze. E beh, certamente l'offerta nostra un po' per tutti è la possibilità di mangiare come a casa, avere la possibilità, nonostante sia in un centro commerciale, di avere una cucina al momento, servita al tavolo, ma soprattutto che ricordi le tradizioni del nostro territorio. Un rapporto familiare con i clienti, un sentirsi a casa. Sì, assolutamente. E ci teniamo molto, anche perché noi siamo un'attività a conduzione familiare che sta nel commercio da tanti anni, e ci teniamo proprio a far sentire il cliente a proprio agio, e quindi a favorire un'accoglienza che in genere nel centro commerciale non si trova, perché di solito è un po' freddo. Invece no, questo ho detto, è una città, nella città è una grande famiglia. E poi è bella questa immagine trasparente, una vetrata dove si vede, guardate, lo chef come ci guarda, dove è tutto alla luce del sole. Esatto. Il cliente vede quello che si prepara. Esatto, esatto, senza nasconder nulla, proprio per dare questa sensazione al cliente di sicurezza. Perché ormai il cibo... Come fanno le nostre mamme a casa. Esattamente, esattamente. Quindi di far notare sia i metodi di lavoro che la pulizia del locale, che per noi è al primo posto in questo caso. Qui il distretto, passatemi questa espressione, l'angolo dei prodotti da forno. Sì, sì, esattamente. Noi, a parte avere una cucina avvista dove facciamo primi, secondi e insalate, abbiamo anche una pizzeria semi avvista che offre la possibilità al cliente sempre di guardare che cosa si sta preparando, e quindi di vedere il pizzaiolo all'opera, un po' come si faceva nelle vecchie pizzerie, no? E qui noi garantiamo un banco sempre pieno e pieno di novità ogni giorno, e soprattutto non di banalità, ma bensì cose anche un po' più particolari, come una burratina sulla pizza, una ricotta fresca o anche salume di un certo tipo, come quale può essere il capocollo martinese. E ci teniamo a offrire anche al banco sempre prodotti freschi, genuini e soprattutto, ci tengo a sottolineare, artigianali. Ecco, spostandoci un po', vedo delle prelibatezze, pucce, panzerotti, panini. Sì, sì, panini, panini briosciati in riso venere, panini briosciati al pane bianco, già siamo su una qualità un po' più alta delle pucce, scusami se te lo dico, però abbiamo... Roba di lusso. Sì, sì, qualcosa di un po' più gourmet, diciamo. E nonostante questo facciamo anche il classico, che sia il panzerotto, che sia il rotolo con il biustel, che sia una rustica biustel e patatine, anche adatta ai più piccini, no? Beh, tutte queste belle cose che ci ha detto Maria vanno verificate. E infatti eccoci con Marco Riondino, che è lo chef. Cosa ci stai preparando? Buonasera. Sì, stiamo facendo il piatto simbolo di questo locale, uno dei piatti più richiesti, il piatto che ci rappresenta di più. È uno gnocchetto al basilico con la salsa di pomodoro, delle melanzane dorate fritte, e per concludere un leggero tocco di stracciatella. Quindi andiamo a finire l'operazione. Abbiamo bollito lo gnocchetto in acqua salata, abbiamo fatto la salsa col pomodoro e adesso stringiamo il tutto accompagnato dalle nostre melanzane. È uno dei piatti che vendiamo di più perché ha tutto della nostra terra. Quindi il pomodoro, la melanzana. La nostra Puglia. Sì, puntiamo su quello noi. Ora lo stai spadellando, come si suol dire. Spadelliamo, aspettiamo giusto il tempo che si stringe, lega un po'. Ed ora si versa il tutto nel piatto. Sì, sì, il nostro piatto fondo, per dare ancora più bontà al nostro griffato, mi va, con la nostra autocertificazione nel nostro locale così giovane ma con tanta volontà di crescere. È bello vedere i giovani che
conservano e tramandano le tradizioni culinarie delle mamme e delle nonne. Le radici non si scordano, è bello andare a ricercare un prodotto e poi venderlo al nostro cliente. Con questa stracciatella di gioia del Colle e il piatto è servito. Vi aspettiamo nel nostro locale con tante altre delizie, sia di mare che di terra. Vi aspettiamo. E ora l'angolo della caffetteria e non solo, tanti dolciumi. Sì, come dicevo, per la pizzeria noi offriamo un prodotto artigianale fatto esclusivamente da noi, quindi prodotti congelati o surgelati, zero, ma tutto fatto a casa, dal croissant alla brioche a prima colazione, al biscotto, alla crostatina, al pasticciotto leccese durante il pomeriggio. E anche varietà di dessert che offriamo anche al tavoli all'ora di pranzo, di cheesecake, cannoli scomposti o anche qualcosa di più particolare che cambiamo ovviamente ogni più o meno mese per dare sempre la possibilità al cliente di assaggiare qualcosa di diverso. E, come dicevo, la pasticceria è più o meno quella che vedete. Anche abbiamo a disposizione ciambelle, sempre ripeto, artigianali. Scusate se lo ripeto, e crostate anche della nonna per ricordare proprio il discorso. Le tradizioni, le antiche tradizioni. Il discorso della tradizione del fatto in casa. Bene, Maria, che dire? Tutto questo mi va. Mi va, mi va. Veniteci a trovare. Il centro commerciale Mongolfiera di Taranto è davvero una miniera di iniziative. Basta percorrere pochi metri e abbiamo modo di scoprire tanti eventi, tante iniziative. Eccoci con Cake Design Expo e Show, evento che è giunto alla seconda edizione, e siamo con Mariana Frascella, che ne è l'organizzatrice. Parliamo intanto di questo evento, di cosa si tratta? Allora, si tratta di un contest dedicato più che altro a non professioniste che hanno la passione della pasta di zucchero, che hanno sviluppato un progetto e delle torte proprio in base a un tema. In questo caso il tema era il mondo magico e fantastico. Ecco, quanti sono i partecipanti? I partecipanti in questo caso sono 14, ognuno di loro di proprio pugno ha realizzato un progetto e sviluppato, come appunto potete vedere, dalle proprie idee, hanno sviluppato proprio un personaggio, un qualcosa. Legato, come detto, al mondo al mondo delle fiabe, quindi a queste figure ovviamente frutto della fantasia che animano ovviamente i sogni dei più piccoli, ma anche noi che siamo più grandi, attraverso questi momenti forse ritorniamo bambini. Un po' bambini, sì, certo. E queste opere domani saranno sottoposte all'attenzione di una giuria che valuterà ogni singola opera in base a dei criteri di valutazione, quindi verrà giudicata la creatività, un po', diciamo, le opere in sé per sé, alla loro tecnica utilizzata, e verrà deciso appunto dei vincitori, verranno decretati, quindi ci saranno 3 vincitori che avranno anche dei grandi premi messi a disposizione appunto dai nostri sponsor, che sono Silvia e Luigi di 4Cake Design, Gina Assini, e poi progettiamo il tuo evento speciale, che sono tra l'altro i nostri sponsor. Realizzare torte è un'arte. Sì, adesso è diventata, diciamo, bisogna accostare la pasticceria anche a qualcosa di estetico, quindi come tutto, ad esempio anche in cucina viene abbinato un piatto anche molto all'estetica, e non è da meno anche il dolce. Ed è davvero bello vedere che non professionisti si cimentano, raggiungendo poi dei risultati pari ai professionisti. Forse magari non hanno avuto l'opportunità, la possibilità di diventare professionisti, ma con questa gara si sentono competitivi. Sì. In effetti ci sono due di loro che hanno già partecipato ad altri concorsi e sono quasi, io le reputo delle professioniste, che hanno realizzato delle cose veramente fantastiche. E poi non è da meno il lavoro fatto anche dalle non professioniste, che sono veramente opere d'arte.
definite veramente opere d'arte, bellissime. Beh, li abbiamo interrotti, li abbiamo colti in flagranza di esecuzione. Vedo un volto che state dipingendo. È un elfo questo, sarà un elfetto, una creatura del bosco con le orecchie a punta. Adesso ancora non si vede perché è un abbozzo, però facciamo vedere come si fanno i visi alle persone interessate a capire un po' da dove si parte. Com'è nata questa passione? È nata, ero praticamente adolescente, poi è diventata un lavoro perché è esplosa, insomma. Dalle piccole cose poi è diventata un lavoro, un'attività, quindi... Un lavoro che è certamente impegnativo, però quando le cose, quando si realizza, quando il proprio lavoro è figlio e frutto della passione, non pesa, non pesa di meno. Non pesa, allora è un lavoro che comporta tanti sacrifici, però se si fa perché... troviamo dentro questa ispirazione, non è per niente un peso, insomma, si superano tutte le difficoltà. E vogliamo parlare così, dare in anteprima la realizzazione della pasta di zucchero. Sì, allora io sono orgogliosa perché oggi per la prima volta utilizziamo una nuova pasta model che sta per essere messa in commercio ed è stata realizzata da dai miei fornitori di materiali per il cake design. Loro sono due ragazzi giovani, però con tante buone qualità, e hanno trovato delle formule giuste, insomma, per creare una pasta nuova che è ottima, quindi oggi la stiamo presentando. Loro sono 4Cake Designer di Valenzano e niente, adesso stiamo aspettando il lancio sul mercato. Intanto facciamo vedere che funziona. Apriamo una finestra con una bella iniziativa organizzata da Coop per il sociale. È un'iniziativa davvero meritoria perché ricordiamo la Shoah. Il 27 gennaio ricorre la giornata della memoria e quindi parliamo di un qualcosa di devastante, di tragico, un qualcosa che però non va nascosto. Bisogna far capire l'orrore del nazismo perché fatti del genere non abbiano più a ripetersi, soprattutto ora che in Europa spirano venti strani che rievocano fenomeni, ripeto, raccapriccianti. Auschwitz ritengo che sia una meta da vedere per capire la brutalità umana a cosa è arrivata. E abbiamo qui al mio fianco Teresa Nicoletti, che è responsabile per le politiche sociali di Coop, appunto per il sociale. Parliamo di questa iniziativa. Una serie di elaborati, di disegni, di dipinti realizzati dagli studenti, dagli allievi della scuola Martellotta di Taranto. Come è nata questa iniziativa? Coop come l'ha voluta sostenere? Allora, questa iniziativa è nata l'anno scorso e quest'anno l'abbiamo ripetuta proprio perché è un periodo in cui la xenofobia, il razzismo, insomma, è veramente diventata un'ondata preoccupante. Coop sostiene la memoria perché questi avvenimenti, gli avvenimenti del passato non si devono ripetere mai più, e quindi noi, grazie al contributo di Enzo, abbiamo in occasione di questo evento... Enzo Risolvo, lo sentiremo tra un po'. Certo. In occasione di questo evento abbiamo destinato la raccolta dei libri alla scuola Martellotta. Siamo andati a parlare personalmente col preside e abbiamo chiesto un piccolo contributo. Voi non immaginate possiamo vedere le meraviglie che i bambini hanno realizzato. Hanno realizzato delle vere opere d'arte. Si vede che qui c'è il cuore. C'è il cuore di questi bambini che hanno recepito il messaggio e hanno sicuramente dato un'impronta importante alla memoria, proprio perché questi avvenimenti non si realizzino mai più. E passiamo ad Enzo Risolvo, che è socio volontario di Coop, un'iniziativa, dicevo, lodevole, perché l'educazione alla civiltà non è mai abbastanza.
questa iniziativa si acquista il libro e poi lo si dà, lo si consegna qui sul banco, perché questa serie di libri acquistati a tema serviranno a riempire la biblioteca della scuola Martellotta. Enzo, ci conosciamo da una vita, il tuo impegno per il sociale è arcinoto, come sta rispondendo la città? Meravigliosamente, intanto va detto come ha risposto la scuola, e qui si evince, centinaia di elaborati in meno di 2 settimane, e quando si dice che la scuola è inserita nel territorio, noi ne abbiamo parlato 10 giorni fa con il preside Cernò, immediatamente tutte le scuole hanno realizzato, tutte le classi dell'istituto comprensivo Martellotta, con le insegnanti altrettanto sensibili, hanno realizzato questi elaborati e stanno venendo adesso i genitori con i bambini. E l'impegno è l'impegno sociale, l'impegno culturale e sociale, e quindi tutti questi libri, che quindi sollecitiamo un po' i collaboratori a portare i libri affinché ci sia la biblioteca della memoria. È una cosa che noi andremo a fare negli anni anche ad altre scuole, con, sperando lo stesso risultato. Io devo dire che devo ringraziare la tua emittente, che è stata così sensibile, che appena te ne abbiamo fatto cenno sei venuto. Noi siamo aperti a ogni iniziativa per il sociale e soprattutto ogni forma di razzismo, di follia umana va debellata. Io dico, prima ancora che combattuta, anzi l'obiettivo finale è debellare, perché io dico anche a qualche stupido di turno, perché così va definito, che inneggia al nazismo, a questi orrori, evidentemente parliamo di menti malate o menti talmente ignoranti che non conoscono questi eventi, e allora facciamo vedere a che punto il genere umano si è annullato, ha rinnegato la propria identità in questi momenti. Guarda, la conclusione l'hai tratta tu, quello che hai detto è proprio quello il nostro pensiero, auspichiamo che quello che è avvenuto 70-75 anni fa non debba più avvenire, anche se qualcosa si sente, si raccoglie, speriamo che non... E queste iniziative servono proprio a debellare. Per concludere, dicevamo con Enzo, ci sono ancora, c'è magari qualche piccola radice che va estirpata, ma va estirpata con la conoscenza. Esatto, va estirpata con la cultura, proprio perché chi inneggia ancora a questi eventi non sa di che cosa parla assolutamente, e quindi bisogna fare leva sulle nuove generazioni, insegnargli, fargli capire che questi sono cose che devono essere condannate, e quindi questa è un'iniziativa brillantissima, nel senso che i bambini, i genitori ci hanno fatto i complimenti, perché questi bambini sono venuti, hanno voluto vedere il loro elaborato e hanno scritto dei pensieri, donando il libro, alcuni bambini hanno scritto il pensiero, quindi vuol dire che noi il nostro ce l'abbiamo messo. La BCC di San Marzano di San Giuseppe, presso il suo auditorium di Grottaglie, presenta l'ultima fatica letteraria di Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera, prove tecniche di resurrezione, come riprendersi la propria vita. Ecco, in questo libro si affrontano tante tematiche che riguardano ciascuno di noi. Quante volte ci saremmo posti l'interrogativo? Come superare una crisi di maturità? Come scegliere ciò che vale la pena conservare? Come fare pulizia senza fare piazza pulita? Come rifondare la ricerca della nostra felicità? Tra memoir e riflessione filosofica, un paradossale decalogo per fare i conti con le ansie e con le incertezze, le opportunità e le scoperte che ogni nuovo inizio porta con sé. Prove tecniche di risurrezione, come riprendersi la propria vita, una sorta di vademecum per affrontare le difficoltà quotidiane lungo il lungo percorso della vita, tra tanti momenti tempestosi, nelle acque del mare magno della vita.
Sì, diciamo racconta, partendo dalla mia esperienza personale, il momento in cui si avverte un grande cambiamento dentro di sé, che è una cosa che può succedere per molte ragioni, una delle quali per esempio è l'invecchiamento, che in genere si scopre tutto all'improvviso, oppure un trauma, una perdita, e allora a quel punto ti devi chiedere se continuare a inseguire quello che se n'è andato oppure invece provare a risorgere. Questa è un po' la proposta. Rapporto genitori-figli, innamoramenti, l'idea della morte, tante tappe della vita. Sì, diciamo il libro è diviso in 10 capitoli, ognuno dei quali dà un suggerimento a me stesso innanzitutto, non è un manuale, dà un suggerimento, diciamo così, su come si può provare a togliersi peso di dosso, diventare un po' più leggeri e fare questo quarto della vita, questa fase finale che per fortuna oggi è bella lunga e felice, però farlo, diciamo così, con una consapevolezza nuova, capendo, diciamo, che cosa è cambiato. Forse anche la necessità talvolta di elaborare il lutto, di fare di necessità virtù, per così dire. Sì, io penso che si arriva a un punto della vita in cui non c'è più niente da dover dimostrare, cioè si è più liberi. Anche la coscienza dei propri limiti, per esempio i limiti fisici, che piano piano arrivano, è una liberazione da molti punti di vista, perché consente, diciamo, di perseguire più liberamente le proprie aspirazioni, i propri desideri. Quindi diciamo, la cosa più importante secondo me è fare pulizia, liberarsi delle cose che non sono essenziali e che purtroppo molto spesso ci tirano, ci trascinano, ci impediscono di andare avanti. Sant'Agostino diceva adequatio persone ad rem, la capacità della persona di adeguarsi alla cosa, alla nuova realtà che si sottopone alla propria attenzione. Insomma, non posso entrare in competizione con Sant'Agostino, se l'ha detto lui aveva ragione. Il dottor Emanuele Di Palma, direttore generale di San Marzano di San Giuseppe, continua il supporto della BCC in favore di iniziative altamente culturali e direi questa sera con un valore appunto filosofico, perché parlare di prove tecniche di resurrezione, l'ultima fatica letteraria di Antonio Polito, diciamocelo così, apertis verbis, ci aiuta a vivere meglio, ad affrontare con serenità le difficoltà della vita, un mondo in evoluzione. Sì, è proprio questo quello che Antonio Polito vuole trasmettere. Ci sono alcune linee autobiografiche in questo libro, ma in linea di massima vuole presentare al mondo dei sessantenni, che ormai ha un grande numero di adepti, perché ormai gli ultra sessantenni si avviano a essere quasi un quarto della popolazione italiana, non più un'età, una vita intesa come la parte finale della propria esistenza, ma una nuova esistenza. Quindi ci fa veramente piacere ospitare un autore di questo livello qui oggi nel nostro auditorium a Grottaglie, dove proseguiamo questa linea di presentazione di libri, indipendentemente poi dal personaggio. Cerchiamo proprio di essere molto trasversali, quindi libri che coprano un po' tutto l'arco di interesse. Il 14 marzo per esempio ospiteremo Gentiloni, che anche lui ha un bel libro da presentare e sarà il nostro ospite. Quindi abbiamo visto che è molto gradito questo modo di presentare autori con libri interessanti, e continueremo a farlo. Fare cultura rispettando, io dico, la dimensione umana, non la cultura quella pomposa, ma quella che davvero penetra nella coscienza di ciascuno di noi. Sì, la cultura di chi ha qualche cosa da dire e non di particolarmente complicato, cioè che può essere naturalmente compreso da tutti noi, scritto bene, che però in questo modo possa colpire, non possa essere soltanto un qualcosa, diciamo, che lì nell'aria e che viene solo inseguito. Nell'iperuranio delle idee, no. Cose semplici, però cose intelligenti, cose fatte bene. Buonasera a tutti, scusate per la pioggia, ma quella non l'avevamo potuta prevedere e tantomeno evitare. Un caro saluto a tutti, in particolare consentitemelo agli amici di Alberobello, il presidente e il direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, con i quali abbiamo iniziato un nuovo percorso, il percorso del nostro gruppo bancario, che ci vedrà sempre più vicini e sempre più a difesa del nostro magico e negletto sud.
la vecchia frase non è mia, che ripete di Walter Scotti, che lo dici anche al tuo tesino quando li incontri. Sì, glielo dico, ma da un orecchio rientra e dall'altro riesce. Quindi questa sera abbiamo con noi un autore che già conosciamo, già stato nostro ospite, per fortuna è un nostro uomo del sud, perché nasce a Castellammare di Stabia, posto bellissimo, verso la fine del secolo scorso, diciamo, senza entrare nel... Verso la fine della seconda metà del secolo scorso. Come sapete è un noto giornalista, ha avuto anche una importante parentesi politica, noto ai più per aver fondato e diretto il quotidiano Il Riformista. Poi ha scritto ovviamente per l'Unità, per la Repubblica, e ovviamente oggi è vice direttore del Corriere della Sera e autore di diversi libri. Particolarmente interessante, forse anche per me, per la nostra generazione, perché è un libro che poi alla fine parla di noi, il libro che presenterà questa sera si chiama Prove tecniche di resurrezione e come riprendersi la propria vita. Ed è un racconto che va un po' dall'autobiografico, perché c'è sicuramente qualche nota di autobiografica, una riflessione più filosofica su questa età, su questo quarto, diciamo, di vita che possiamo dire che comincia intorno ai 60 anni. Quindi ci darà la visione, che devo dire ho condiviso in molte parti. Non dico tutte, perché forse, questo è un complimento per lui, c'ha un pizzico in più di ottimismo rispetto a me, specie per quello che riguarda le generazioni future, spero che abbia ragione lui, ovviamente, e quindi passa da un argomento all'altro della vita quotidiana di noi tutti, però guardandolo con lo sguardo di chi ha raggiunto i 60 anni di età, quindi molto interessante. Io non voglio aggiungere altro a questo proposito, perché altrimenti mi priverei di ascoltare le parole del nostro autore. Solo una piccola nota di servizio: alla fine poi il direttore Polito sarà a vostra disposizione per il copia firma dei libri, e così possiamo anche avere un suo gentile autografo. Per partire, io appunto vorrei un po' chiedere al nostro autore, ma quello che hai scritto è un vero e proprio bilancio oppure un qualche cosa più in prospettiva? Con quale spirito tu hai scritto questo libro? Grazie. Beh, grazie a te innanzitutto per l'invito, per la scoperta di questa bella sala, per la Puglia. Ogni volta che vengo in Puglia sono felice veramente, perché è una questione puramente culinaria, però insomma, culinaria ed è, anzi, enogastronomica, diciamo, per la verità. Già ho cominciato prima di Edda, Bianco Fantastico. E veramente grazie. Dunque, in realtà il libro parte da una vicenda personale, in realtà da un piccolo trauma, per fortuna piccolo. Io penso che nella vita di ognuno c'è il momento in cui all'improvviso ci accorgiamo che qualcosa di noi se n'è andata e che c'è stato un grande cambiamento dentro di noi. Siamo una persona attiva, viva, precisa, combattiva, ci sentiamo dentro quelli di prima, però ci guardiamo allo specchio e capiamo che in realtà non siamo quelli di prima, siamo una persona diversa. Questa cosa a me è successa, per fortuna, diciamo in relazione un po' alla quel momento in cui ti accorgi del cambiamento di età, del passaggio di età, perché poi l'invecchiamento è un processo lunghissimo e progressivo, però è come la neve, no? Cade un fiocco alla volta, poi la mattina ti svegli e sembra tutto bianco. Un po' c'è un momento in cui ti accorgi all'improvviso che è cambiato qualcosa in te. Però è un'esperienza che io ho sentito molto spesso raccontare anche da chi magari ha perso un genitore o da chi ha avuto il bisogno di cambiare di fronte a una sconfitta sul lavoro, una delusione amorosa.
ci sono dei momenti in cui tu senti che un pezzo di te se n'è andato, e allora quelli sono i momenti in cui devi decidere se inseguirlo, se provare a riacchiapparlo. Tutti ti dicono no, ma tu non ti preoccupare, non è cambiato niente, sei sempre, sei giovane, sei in gamba, sei forte, ricomincia. Oppure invece prenderne atto e semplicemente dire io sono un altro, è cambiato qualcosa di profondo in me e quindi devo risorgere, e anzi magari posso sfruttare l'occasione per liberarmi di una serie di pesi che la vita mi si sono accumulati addosso per ragioni oggettive, pratiche, di invidie, rabbie, rancori, delusioni, e abbracciare invece una vita nuova. Perché in effetti, a proposito di invecchiamento, la grande novità della nostra epoca è che quando ti accorgi di questa cosa, davanti a te c'è un'altra vita ancora, perché per fortuna, grazie a Dio, non è più come mio padre diciamo, a 60 anni era un vecchio, per non dire di mio nonno, diciamo nell'impero romano la vita media era 30 anni. Oggi per fortuna, quando ti accorgi di questo, hai davanti a te una vita ancora, e devi fare qualcosa però, cioè non è che puoi passare in questo resto della vita così a ripensare a quando eri giovane, devi risorgere, puoi risorgere, e quelli che ti dicono ma perché stai a pensare a queste cose, c'hai davanti a te ancora una vita, no, è proprio allora che bisogna pensarci. Cicerone ha scritto il Desertute a 62 anni, gli è andata bene perché a 63 l'hanno ucciso, quindi insomma cioè, bisogna sbrigarsi a mettere i propri pensieri, diciamo a ripensare un po' a se stessi, e quindi nel libro poi alla fine comincia questo percorso, comincia abbastanza, diciamo così, comincia col pensiero della morte, con la proposta di fare pace col pensiero della morte, qualcosa che nella nostra epoca è un tabù, ma non è sempre stato. Ancora quando io ero ragazzo, io sono stato portato sul capezzale di mio nonno morente, perché veniva considerata una roba, soprattutto al sud, una roba quasi, diciamo così, educativa, no? Cioè il passaggio di consegne, ti ha dato i gemelli, l'orologio, la famiglia continua, il primo nipote maschio e così via. Oppure ricordo ancora nel paesino di mia mamma che stava nel Casertano, nell'Alto Casertano, mi ricordo ancora quando moriva qualcuno, questi due giorni di festa che si facevano, c'era cioè il morto sul letto che stava lì per due giorni, un bello vestito elegante, la gente, i vicini portavano da mangiare, c'era un banchetto spaventoso, penso anche a voi, da voi, c'erano le vicine che venivano a disperarsi, a strapparsi i capelli per mostrare di soffrire. Cioè qualcuno ha scritto che nell'Ottocento si mostrava la morte per insegnare, diciamo così, ai bambini cosa fosse la vita, e si nascondeva il sesso. Invece nella nostra epoca si mostra il sesso e si nasconde la morte.